Trovare parcheggio, controllare i livelli di olio e benzina, avviare il motore per riscaldare o rinfrescare l'abitacolo. Per fare questo e altro, oggi basta lo smartphone. Avete scaricato l'app della vostra auto, vero? Tutte o quasi le nuove auto hanno un'app, un servizio messo a disposizione dalle case automobilistiche per facilitarci nella gestione della nostra automobile e in generale per facilitarci quando si tratta di mobilità. Da marchio a marchio e da auto a auto le funzioni delle app sono in parte simili e in parte differenti. Nei casi più evoluti poi ci permettono addirittura di interagire con l'auto da remoto. Chiaramente più l'auto è intelligente, connessa e dotata di un infotainment avanzato e più cose si possono fare con l'app. Non a caso, qui abbiamo una Ford Focus Active che ha il Sync 3, l'ultima generazione dell'infotainment di Ford, e di serie il Ford Pass Connect, il modem di bordo con connessione 4G. Così possiamo sfruttare al meglio le potenzialità dell'app di Ford per dispositivi mobili Android e Apple, che si chiama Ford Pass. Vediamo cosa offre e come funziona. Una volta scaricata l'app, che è gratis, ci si registra come utente e poi si abbina l'app alla nostra Ford. Come? Inserendo il VIN, che non è altro che il numero di telaio dell'auto. Per usufruire dei servizi, poi, bisogna collegare auto e smartphone, via Bluetooth per i device Android, via cavo per l'iPhone, operazione possibile su tutte le Ford con il Sync. Ma se c'è internet, come in questo caso, ci si può connettere anche alla rete. Così l'auto si trasforma in un hotspot Wi-Fi e si possono collegare fino a 10 dispositivi mobili, contando su 3 giga di traffico dati gratuiti da consumare entro 3 mesi. Dopodiché si sottoscrive un abbonamento dati per un giorno, un mese oppure un anno. Ok, ma ci si connette per fare cosa? Con una Ford connessa alla rete attraverso il Ford Pass Connect, l'integrazione tra auto e smartphone è al massimo. Posso usare i controlli da remoto. Immaginate di svegliarvi una mattina d'inverno, avete lasciato fuori l'auto nel parcheggio che ora è tutta gelata col parabrezza da sbrinare. Bene, volete portarvi avanti? Basta un click dall'app. Il motore si accende e avvia la climatizzazione, spegnendosi da solo dopo 5 minuti. Tutto in sicurezza, tranquilli. La Focus non si muove senza la chiave, ma badate bene, l'accensione remota è possibile solo sulle versioni automatiche. Ad altri comandi a distanza, come aprire e chiudere le portiere, rispondono invece anche le Ford manuali, ovviamente quando sia lo smartphone sia l'auto sono coperti da rete. Sempre attraverso l'app riesco a fare anche un rapido check-up dell'auto. Ad esempio, devo fare delle commissioni, ho abbastanza carburante nel serbatoio? Controllo subito. Bisogna verificare però anche la data dell'ultimo aggiornamento che avviene in automatico ogni volta che ci colleghiamo con il sistema multimediale dell'auto. Nella stessa schermata si monitora il livello dell'olio e la pressione delle gomme. Agli smemorati poi l'app ricorda anche dove hanno lasciato l'auto, con tanto di geolocalizzazione precisa. Avete presente quando si va a fare shopping nei centri commerciali, talmente affollati di gente che nei parcheggi ti perdi e l'auto non la trovi più? Beh, forse in questo caso potevo fare a meno dell'app. A proposito di parcheggio, in Ford Pass troviamo diversi servizi che sfruttano la geolocalizzazione dello smartphone. Ad esempio, uno che ci suggerisce i parcheggi più vicini, mostrandoci informazioni come gli orari e la tariffa oraria, per riconoscere quelli più economici. Altri servizi ci informano sui benzinai, anche in questo caso mostrando i prezzi, e sui bar oppure sui negozi nelle vicinanze oppure ancora sulle officine convenzionate. Si spazia dall'utilità allo svago, insomma, un servizio molto importante che viene erogato sia dall'app Ford Pass sia dal Ford Pass Connect integrato al Sync 3 è quello del traffico in tempo reale. Sfrutta oltre 100 fonti diverse per trovare la rotta migliore, monitora H24 i lavori in corso sulle strade e ricalcola in automatico il percorso migliore durante il viaggio. Le app delle auto nascono anche per facilitare l'assistenza, per creare un canale più diretto
tra voi e i service e programmare così più agevolmente la manutenzione della vostra auto. Non si tratta di semplici notifiche che ci ricordano gli appuntamenti in officina oppure ci mandano degli avvisi, come ad esempio per un eventuale richiamo. Con l'app FordPass c'è anche modo di chattare o di parlare direttamente con l'assistenza stradale 24 ore su 24. Basta schiacciare un apposito tasto che replica il triangolo di segnalazione. Ok, vi siete fatti un'idea di come funzionano le app delle auto e nello specifico il FordPass? Tenete presente che si tratta quasi sempre di software gratuiti, scaricabili sul telefonino. E se siete curiosi, sappiate che spesso esplorarne alcune funzioni è possibile semplicemente registrandosi, senza per forza dover abbinare un codice di telaio, insomma avere l'auto fisicamente a disposizione. Per quanto riguarda invece l'app FordPass e la tecnologia FordPass Connect, sulla pagina dedicata di Ford trovate le risposte alle domande più dettagliate su funzionamento, su condizioni e su costi. Io invece ho delle domande per voi. Avete provato l'app della vostra auto? E se sì, cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti sul nostro sito www.motorbox.com e sul nostro canale YouTube Motorbox TV. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!